un'ora d'aereo da Roma e dalle coste della Francia, della Spagna e dell'Africa, Cagliari offre la possibilità di affacciarsi su un patrimonio ambientale, archeologico, monumentale, di eccezionale rilievo. La nascita della città, poco meno di 3.000 anni fa, è certamente conseguenza della penetrazione dei Fenici nell'isola e dello sfruttamento dei grandi stagni ricchi di sale, che ne favorirono la crescita come emporio fortificato. A pochi chilometri da Cagliari, le rovine di Nola, la più antica città fenicia della Sardegna. Tophet di Nora, dove si celebravano i sacrifici umani, proviene la serie di stele figurate conservate al Museo Archeologico di Cagliari. La presenza di Roma imperiale è testimoniata dalle rovine del grande anfiteatro. Sono di origine pisana, cioè dei secoli XIII e XIV, le poderose opere difensive e tutto l'impianto urbanistico del quartiere di Castello. Della cattedrale, più volte restaurata, restano come parti originali i portali che immettono sul transetto. E il pulpito romanico di Mastro Guglielmo, diviso in due amboni. Nella processione che ogni anno parte dalla chiesa di Bonaria e si irradia in tutta l'area del porto dietro la statua della Madonna, protettrice dei pescatori, c'è oltre il significato religioso la riconferma di una visione del mare antica di millenni. Il mare come orizzonte da esorcizzare, porta aperta agli invasori succedutisi nei secoli. Dal mare vennero cartaginesi, romani, aragonesi, spagnoli, sabaudi. Subito intorno a Cagliari ci sono le coste incontaminate che caratterizzano un po' tutta l'isola. Un'isola che ha i suoi insediamenti principali all'interno. È all'interno che nel corso dei millenni è cresciuta una cultura originale che ha sempre voltato le spalle al mare e che ha meritato a questa terra il nome di isola dalle vene d'argento. È il mondo dei nuraghi, i villaggi fortificati costruiti a migliaia nell'età del bronzo e del ferro. Ecco, a poche decine di chilometri da Cagliari, il nuraghe di Barumini, con il caratteristico fortilizio al centro, a difesa delle abitazioni tutt'intorno. Thank you.
reperti preziosi della civiltà nuragica, oltre che nel Museo Archeologico di Cagliari, sono conservati a Villa Nova Forno, ordinati in un museo piccolo ma esemplare. Il museo si collega al mondo attuale con mostre anche di prodotti tradizionali ancora molto popolari. I dolci, per esempio, gli amaretti, le galetinas, ciambellinas, i biancheddus, i pistoccus finis. Dalla porta che Cagliari con gelosa discrezione apre verso l'interno, ecco un'altra testimonianza di antiche tradizioni sarde. Ogni anno ad Assemini si celebra un matrimonio in costume. La cerimonia non è contrabbandata come rituale paesano di comunità tagliate fuori dalla modernità, ma celebrato, si potrebbe dire, come sacra rappresentazione. È un evento culturale scelto consapevolmente da coppie di giovani che lavorano, studiano, viaggiano, ma si offrono ad un appuntamento che vede la presenza di studiosi e ricercatori provenienti anche dall'estero. Cagliari tra poco offrirà il suo volto più segreto, le sue strade, la memoria troppo a lungo deteriorata di tanti suoi palazzi, a una nuova invasione. Questa volta certamente pacifica, quella del campionato del mondo di calcio. Un'occasione per interrogarsi, rivedere i suoi problemi.